Beh, io dico perché no, però ci devono essere presupposti per poter continuare insieme. I presupposti potrebbero essere la squadra, e quindi questa squadra, e quindi non vedo perché io debba cambiare aria. Allora, se torno indietro, le difficoltà sono state molteplici. Mi è stato tolto un giocattolo e abbiamo visto quello che poteva essere, perché conti alla mano. Quello che poteva essere era veramente qualcosa di impensabile a quando poi sono tornato. Dico la squadra perché chiaramente è la mia arma per poter lavorare in una certa maniera. Abbiamo fatto tanto per dare un'identità, abbiamo fatto tanto per dare un'idea, oltretutto con dei numeri importanti. E quindi mi sembra normale, cioè non credo di poter fare discorsi strani, ma non voglio neanche poter campare in aria discorsi diversi. Io penso che vedere una squadra che gioca in questa maniera possa essere davvero un bel viatico o una base di partenza per poter pensare a fare un campionato di vertice l'anno prossimo. Campionato di vertice. Io all'inizio, quando sono arrivato, ho detto: dovevamo essere protagonisti. Tu ieri mi hai detto che sono stato mandato via 2 punti dai playoff. Sono tornato con una squadra morta, una società morta, rivitalizzata in tutto e per tutto, con un girone di ritorno a quarta, ultima in classifica, con un girone di ritorno strepitoso. Quindi non, io guardo al lavoro, all'estetica, il piacere negli occhi di vedere i giocatori fare determinate cose. Secondo me c'è tanto da fare, ma allo stesso tempo dico che i numeri parlano per la squadra, quindi sicuramente, come ho sentito dire più volte, che la squadra era competitiva, lo ha dimostrato nel girone di ritorno, ma è anche vero che se dovessimo o pensare di poter fare un campionato di vertice, ecco, questa è la base. Questa è la base sulla quale partire. Volevo ringraziare, c'è una qualità di lavoro. Prima a Dazon ho detto a Bruno che questo risultato è da condividere con tutti, non soltanto quelli che sono davanti alle telecamere, quindi giocatori, allenatori, staff e quant'altro, ma anche quelli che stanno dietro la telecamera. Quindi il lavoro che è fatto da persone che hanno avuto un'unità di intenti con il sottoscritto impressionante. Io quando sono tornato mi sono sentito l'allenatore o la persona più importante della società. O perlomeno mi hanno dato la possibilità di lavorare al meglio. Quindi mi riferisco a Franco Alessi, che ha gestito i campi insieme a tutti quanti, a Meran, a Ruslan, ai magazzinieri, ai fisioterapisti, a chi lavora in sede. C'è stata un'unità, una capacità di fare quadrato che ha fatto la differenza e ha dato la possibilità al sottoscritto di pensare soltanto al campo. La qualità dei campi deve essere imprescindibile per una squadra e per un allenatore che vuole giocare a calcio in una certa maniera, palla a terra. Questo mi ha dato le possibilità di esaltare le mie qualità. Di conseguenza io ho trasmesso le idee e la squadra mi ha dato la possibilità di esaltare le qualità dei ragazzi che avevo a disposizione. Quindi la qualità del lavoro si è talmente elevata che deve essere la base. Quindi il mio pensiero è: costruzione della squadra va benissimo, Ursino saprà benissimo quello che ha 1 anno di esperienza con Stroppa, quindi saprà benissimo quali giocatori serviranno per partire da questa base. Poi c'è una base di lavoro alle spalle importantissima che non deve essere tralasciata come succede spesso in certe realtà. Mi riferisco alla qualità dei campi, mi riferisco alla qualità delle strutture. Perché? Perché lo staff tecnico è sempre messo nelle condizioni di lavorare al meglio. Siccome qua ci sono le risorse, e parlo in questa maniera perché qua ci sono le risorse, non ci fossero, mi allenerei sul parcheggio o in un parcheggio. Siccome l'antico borgo, il ristorante che abbiamo a disposizione, tutte le strutture sono da serie A. Tutti quelli che lavorano dietro le quinte ci hanno dato la possibilità di sentirci allenatori e professionisti di serie A. Quindi
Quindi non smantelliamo niente, o cerchiamo di non smantellare niente. Questo è un mio messaggio che da esterno posso dare, un messaggio, un consiglio. È chiaro che poi va a ricadere su quello che è il mio lavoro. Ma per chiunque possa essere l'allenatore del Crotone, qua ci sono delle potenzialità incredibili. I grandi risultati si ottengono attraverso i gruppi, e siccome per me il mio gruppo di lavoro non è soltanto lo staff tecnico, non mi riferisco soltanto ai miei collaboratori tecnici, ai preparatori atletici, ma ai segretari, a chi lavora in sede, a chi prepara i campi, a chi porta la roba ai magazzinieri, a chi ci dà la possibilità di non pensare ad altro che ad allenare. Quindi, siccome qui c'è una società molto organizzata e ormai mentalizzata a fare determinate cose, non vorrei, visto che si è fatto tanto per arrivare a questo livello, non vorrei che si lasciasse andare. Poi non spetta a me, visto che non ho il portafoglio, di poter decidere, fare o qualcos'altro. Io parlo a livello tecnico, io sono stato messo nelle condizioni di lavorare al meglio, quindi ringrazio queste persone, ringrazio i miei giocatori, perché senza i giocatori non si va da nessuna parte, e il gruppo sta a dimostrare che avrei voluto avere a disposizione 5-6 cambi oggi, perché c'era da mettere dentro altra gente per poter dare anche un tributo, un saluto a chi ha tirato la carretta, no? O a chi ha dimostrato veramente di farci fare un salto di qualità, a chi ha fatto i gol, a chi li ha salvati. Veramente mi giravo in panchina e c'era da mettere dentro tutti. Ma la differenza, quando si fa un certo tipo di risultato, deve essere condivisa. E quindi io ringrazio tutti quanti quelli che hanno lavorato insieme a me o per me. Scusa, no, scusate se mi sento, se sembro presuntuoso, no. Io quando sono arrivato non mi sono sentito l'allenatore al 100%. Io da quando sono tornato, sì. Da quando sono tornato c'è stata la volontà di tutti di mettersi a disposizione. Quando sono arrivato a luglio, purtroppo c'era troppa presunzione, e quando dissi a gennaio, a dicembre, 28-27 dicembre, qua in sala stampa, che la Serie A aveva fatto male a qualcuno, chiaramente la critica era non soltanto all'ambiente, ma anche a qualcuno dentro la società. E quindi parlo con massima franchezza e obiettività. Quando sono tornato invece le cose andavano in maniera diversa. Probabilmente con tutte le attenuanti del caso, perché, ripeto, aver fatto il mercato all'ultimo momento, aver cercato di fare un mercato per fare una categoria che ci è stata tolta, è stato veramente condizionante, perché quella categoria ci è stata tolta. Quindi il mercato che era stato fatto per la Serie A non andava più bene, perché poi siamo rimasti in Serie B. Chi potevamo andare a prendere per la Serie B ormai era già andato via, e quindi abbiamo costruito la squadra agli ultimi giorni di mercato, quindi senza aver fatto un precampionato, con tutte le difficoltà del caso nella costruzione delle idee e nella costruzione della squadra. Probabilmente ci si aspettava che il Crotone potesse essere primo in classifica a 20 punti dalla seconda, così non è stato, ha pagato l'allenatore, benissimo. Ma se mi venite a dire se ho qualcosa da recriminare, no, perché ho dato il 200% da subito, cercando di portare una certa idea di calcio che doveva svilupparsi ad andare a giocare nella metà campo avversaria, con tutte le giustificazioni del caso, perché le precedenti annate qua erano per salvarsi. Quindi tutti i risultati che si ottenevano qua per salvarsi era con un'idea di calcio diversa. Straordinaria idea di calcio. Perché il Crotone che si salva in Serie A è una cosa incredibile. Però andare col favore dei pronostici a fare un campionato da protagonista non era semplice. E quindi ci voleva unità di intenti che ho trovato a gennaio.